Cari amici, cari amiche, ben ritrovati. Sulle notizie incontra, oggi rimaniamo nella nostra diocesi. Dico così perché siamo andati a trovare, sarà qui con noi il padrone della diocesi di Stuttgart, Domenico Caliandro, che saluto, che ringrazio per aver accettato l'invito di Sulle notizie. Per qualche minuto, Arcivescovo, l'avremo tutta per noi. È possibile. Così fare una bella chiacchierata, insomma, capire anche come ha passato questo periodo, lungo periodo di lontananza anche dalle celebrazioni che sono riprese fortunatamente. Intanto, come sta, Eccellenza? Come ha passato questo periodo? Concentrandomi sull'essenziale, proprio questo richiede molto più tempo a disposizione per la preghiera, per le letture, studi di teologia, ma anche per incontro personale con i sacerdoti. Li ho chiamati uno ad uno col telefono e per sentire come stavano e sentire i loro problemi. Ecco, questo è passato così il tempo, quindi praticamente sempre nelle cose ordinarie, diciamo così, non quelle ordinarie che mi porta a incontrare tante persone, ma in quest'altra forma, quasi interiorizzare di più tutto il discorso e i contatti. Non si Ad sente. incontrare il popolo di Dio. Sì. Il Santo Padre ha invitato tutti, insomma, sia i pastori delle diocesi, sia i sacerdoti ad uscire fuori anche dalle chiese. E questo era il momento in cui non si poteva proprio uscire. E quindi qual è stata la maggiore difficoltà per chi doveva raggiungere comunque i fedeli che molto spesso erano soli e affranti e con gravissimi problemi anche di solitudine? Sì, l'unico modo che ci è stato concesso di fare è quelli con i nuovi mezzi di comunicazione e quindi farli partecipare alle celebrazioni, dove le celebrazioni erano 4-5 persone. Poi il telefono, alcuni mi hanno raggiunto per telefono, ma non c'era quel contatto reale che noi abbiamo ordinariamente. La vita del vescovo è fatta per molto spazio con le udienze, cioè dove il vescovo lunedì, martedì, mercoledì dalle 9 all'1 accoglie e ascolta chiunque vuole parlare con lui. Quindi tutto questo è stato bloccato, no? E quindi sì, si riducono soltanto alle cose sane, alle cose importanti, le cose di contorno, le cose di formazione. C'è bisogno veramente di stare di fronte, di ascoltarsi, ed è stato problematico, è stato acuito di più il bisogno veramente di potersi vedere, di potersi incontrare, insomma, perché dice molto per noi l'incontro personale. Ecco, noi sappiamo che quest'oggi stiamo facendo i cittadini di Ostuni che la stanno ascoltando, però facciamo felici anche i cittadini della sua città natale, di Ceglie Messapica, perché i nostri canali sono quelli di Ostuni, di Ceglie di la Valle d'Itria in generale, ecco, qualcuno proprio nei giorni scorsi mi ha ricordato tante belle cose dei suoi inizi, di quando da sacerdote aveva, insomma, anche da docente, da professore. Insomma, le manca un po' il rapporto più diretto, magari con i ragazzi, ecco, le manca un po' quella vita di sacerdote, tra virgolette. Cioè, quella parte della vita mia che è durata 22 anni, dal giorno che anche prima, insomma, un po'
dall'ordinazione fino a quando sono diventato vescovo, un aspetto fondamentale della vita lì era il rapporto con gli alunni, sia nel liceo, Sì. a Francavilla e a Celle, e sia gli ultimi 14 di questi 22 anni a Molfetta per l'insegnamento della filosofia morale, della teologia morale. E quindi mi manca, mi è sempre mancato perché è una nostalgia, è una fetta della vita mia bellissima, più bella di tutto il resto, perché adesso si applicano i frutti che sono maturati in quegli anni. Il contatto ordinario Certo. con le persone, quasi no, ci si aspettava, si comunicava. E poi soprattutto è un miracolo che avveniva con i miei alunni, cioè diventavano trasparenti, proprio si poteva comunicare nel cuore, da cuore a cuore, senza nessun tipo di finzione o di paura. I ragazzi avevano veramente la sensazione di non solo di non essere giudicati per niente, ma di affidarsi nei loro problemi con molta semplicità e traevano frutto. E questo è stato per me una cosa bellissima, un momento, una fetta della vita mia, quei 22 anni che mi hanno cambiato, mi hanno plasmato. Io sono convinto che sono stati loro a donarmi molto di più di quanto io ho dato loro. Ecco, le confermo quello che lei mi dice, per carità, non che non mi fidassi di quello che mi diceva lei, però i suoi alunni mi hanno detto la stessa cosa. Io ne ho conosciuti un paio, colleghi di lavoro, in verità, sia di Ceglie che di Ostuni, che frequentavano la scuola lì a Ceglie, mi hanno riferito la stessa cosa, che hanno proprio le stesse parole che lei ha detto qualche istante fa. E quindi sicuramente oggi il suo rapporto, ecco, parliamo dei giovani in questo periodo, perché i giovani sono portati all'incontro, a ritrovarsi, a incontrarsi, i momenti diocesani di ritrovo, le feste che riguardano in chiesa, il catechismo dei giovani. Questo è venuto a mancare, va bene, tutti i gruppi di WhatsApp, di Facebook, per carità, grazie a Dio ci sono stati e ci hanno aiutati, ma questo periodo può essere recuperato, secondo te? Sì, i nostri giovani possono ritrovare, potranno ritrovare quel che è perso in questo periodo? Beh, forse l'esigenza ne acuisce di più. Il desiderio, cioè la mancanza acuisce di più il desiderio. Ecco, io devo comunicare questo aspetto bello che era capitato quest'anno, dopo tanti tentativi, no? Che facevo nelle altre diocesi dove sono stato vescovo, quest'anno era partito molto bene qui da noi, l'incontro di fidanzati. I fidanzati di tutta la diocesi si faceva 3 giorni, quindi venerdì, sabato e domenica alla Madonna della Nova, dove abbiamo quella casa lì, ma gruppi di 20 coppie, 23, 24, 25, Centro di e spiritualità, Austin. sì, al centro di spiritualità, e ne abbiamo fatto quest'anno due, ma erano tutti affollati, avevamo un programma 7-8 di questi turni. Lì veramente avveniva questo che facevo io col liceo, cioè si parlava in poco tempo, i fidanzati trovavano quella forma per cui non stavano più su di sé, chiusi, come dire, attenti alle parole che dicevano, ma con molta spontaneità confidavano, chiedevano, ed è stata veramente un'esperienza. Purtroppo questa situazione, pandemia, ci ha bloccati. Io spero veramente di poterla riprendere presto, perché è un momento in cui se dà loro la percezione di trovarsi dinanzi ad una chiesa che loro non hanno mai sperimentato. Ed è questo che per me è molto bello, cioè no, noi dovremmo ricostruire una relazione che veramente diventa veicolo di che cosa è la chiesa. E ecco perché ne abbiamo bisogno di questa forma di parlare cuore a cuore con i ragazzi, con i giovani, con i fidanzati, con i ragazzi della cresima, perché abbiamo fatto uno sforzo per portare la cresima al primo anno delle scuole superiori, ma appunto
perché vorremmo dialogare di più con i ragazzi delle cresime, vorremmo fargli capire che cosa veramente la Chiesa, ed è bello farne parte per dare il proprio contributo, la propria originalità, per scoprire anche che cosa noi possiamo fare per gli altri, no? E quindi scoprire un po' le qualità più profonde della vita di ciascuno di noi. Ecco, spero veramente in questo aspetto di apostolato, di comunicazione, di vicinanza, di recuperare il tempo che si è perso. A proposito di comunicazione, nei giorni scorsi avete lanciato il vostro canale Instagram. Avrebbe mai pensato di poter dialogare e parlare con queste forme, diciamo, che sono anche un po' veramente vicine ai giovani? Ecco, vabbè, qui stiamo vedendo per esempio una locandina che riguarda la pastorale giovanile. Giovane, dico a te, alzati. Avrebbe mai immaginato di poter dialogare con Facebook, Instagram, come stiamo facendo noi oggi? Insomma, ci siamo un po' tutti. Questa è stata una cosa nuova che i mezzi di comunicazione di oggi ci rendono possibile, però la ricchezza di trovarsi un gruppo di 20, 30 persone, pure 40, dove ci si guarda negli occhi per le domande, per i problemi, in cui ci si fida, ha una potenza veramente enormemente, diciamo, più ricca, insomma. Io di questi aspetti adesso di comunicare attraverso la televisione, attraverso la radio, sì, lo sto scoprendo adesso, insomma. È vero che si raggiunge una platea più grande, però le reazioni, no? L'impatto, cioè io che cambio qualche cosa nella persona che mi ascolta, e quella persona che mi ascolta, che risponde, che mi chiede, cambia qualche cosa in me. Quindi è come entrare in rapporto e quindi diventare elastici l'uno con l'altro. E quello, il rapporto, l'incontro, non lo sostituirà mai niente. A proposito di incontro, mi piaceva anche sapere e conoscere come ha visto con l'immagine del Salvatore che da solo attraversa Piazza San Pietro, che rappresenta in quel momento il mondo intero, che si rivolge a Dio chiedendo aiuto. Di svegliarsi in quel momento. Ecco, sono stati momenti di grandissima commozione. Ecco, forse in quel momento tutto il mondo ha pregato come mai era accaduto. Che ne pensa? Sono convinto anch'io, perché i sentimenti che erano presenti nel cuore dell'uomo, la debolezza, la morte, la sofferenza, la solitudine, no? E quindi il Papa che da solo cammina, parla, prega, benedice col Santissimo, veramente è stato un momento di, come dire, di unisono, no? Ci siamo sentiti rappresentati, ci siamo sentiti proprio, come dire, richiamati, attratti direi pure, no? Da questa presenza, da questa. Poi il Papa è colui che veramente ha un amore, rappresenta l'amore di Cristo per noi, e quindi ci siamo sentiti in un certo senso accolti, capiti, eppure nella sua solitudine raccoglieva il mondo intero, la sua predicazione, la sua vicinanza ai poveri, alle persone emarginate, cioè veramente ha avuto un culmine, un momento apice di questa essere sintesi dell'umanità intera. Ecco perché è stato molto bello. È stato una cosa che mi ha meravigliato e mi ha commosso, perché quando abbiamo dovuto chiudere la mensa, dove ci sono quasi 280-300 pasti al giorno, che non è soltanto per gli extracomunitari, ma anche per i cittadini di Brindisi, che si vergognano, non mangiano, però si portano il sacchetto. Per me è stato un momento di grande sofferenza quando gli operatori della mensa diocesana qui di Brindisi, della città, hanno dovuto sospendere. E però dopo l'hanno ripreso per quelli che non potevano proprio cucinare a casa loro. Hanno sostituito il servizio della mensa con il servizio dell'offerta, dei pacchi,
dei generi di necessità di cui avevano bisogno. Quindi, però, mi ha meravigliato, mi ha commosso che in ogni parrocchia c'è stata quasi una gara per stare, provvedere, portare in mano al parroco ciò che poteva essere necessario per le persone povere. È stata una gara che mi ha commosso. Ecco, la Caritas è proprio quello che avevo in mente, cioè io voglio veramente che la Caritas nella diocesi stimoli le Caritas delle parrocchie, i gruppi che si mettono a servizio, per cui possono diventare una dimensione vera, ordinaria della vita della Chiesa. Cioè, la Caritas deve essere proprio qui, educatore dei volontari, educatore di quelle persone che si mettono a disposizione di tutta la comunità, ma non solo perché siano solo loro a mettersi a disposizione, perché stimolano tutta la comunità a sentire, a vivere per gli altri, qualcosa per gli altri. Questo ricordarci sempre che dinanzi a Dio vale quello che noi facciamo con piena gratuità per amore dei fratelli. È quello che ci porteremo in paradiso. Se non abbiamo fatto niente, Gesù dice, dirà, avevo fame, avevo sete, e tu ne, ti sei manco reso conto di me. Ecco, le Caritas hanno questo compito. I volontari che abitano, che lavorano in questi spazi, devono ricordare sempre alla comunità che è un aspetto primario, fondamentale nell'essere cristiani, amare, servire, le povertà, la sofferenza, la solitudine, l'anzianità, per cui il dare importanza a queste persone che il mondo non vuole guardare. Ecco, il fatto. Ecco, vigilia di Pentecoste, oggi facciamo un piccolo bilancio di queste prime 2 settimane di celebrazioni con il popolo di Dio, seppur con tanti limiti, sono giunte dalle parrocchie. Com'è andata, Eccellenza? C'è una ripresa. Io ho dovuto fare delle cose, innanzitutto due funerali di papà, di preti. Poi ho fatto un'altra messa per ricordare un prete che è morto il giorno di Pasquetta, non ho potuto fare i funerali a San Vito. E farò la messa a Ostuni il 2 nella cattedrale per ricordare Monsignor Antonio Monopoli, perché Eh anche lui è sì, eh morto in sì. questo periodo. Allora, ecco che devo dire. Sì, le chiese c'è la partecipazione. Ho fatto una celebrazione solenne a Santa Rita, che è molto a Mesagne, nella parrocchia sua, a San Vito. Sì, a San Vito. E c'è stato tante persone, però con la distanza, con le cose, sembrava di avere così un pochettino. Erano una settantina, sembra, però sparse nella chiesa perché dovevano stare a distanza l'uno dall'altro, però c'è la partecipazione della gente, viene, vuole venire, dico, e poi l'altro aspetto, quindi ci sta, è positivo, è stato accolto molto bene, quindi sta incrementando. Speriamo che ci lasci un pochettino di respiro in più, perché per garantire l'uscita, eccetera, anche quando si muovono, devono stare questi spazi. Alla fine si riducono a poco le il numero delle persone che possono partecipare, però grazie a Dio si è fatto, no? Quindi Le prime speriamo che comunioni sono realmente saltate, giusto? regressi Le nelle prime prime comunioni. comunioni. Io ho un problema, però lo vedrò adesso, no? Le persone che vogliono sposarsi, i matrimoni sono aperti anche con la celebrazione delle distanze, però possono essere fatti. Quindi ci sono dei problemi, circa alcuni sposi che vogliono essere cremati prima di fare il matrimonio, e vediamo Sì. eccezionalmente questo li possiamo fare o in cattedrale o attraverso il vicario, oppure nella cappella mia privata se sono 2 o 3 persone, è bene, no? Venire incontro a queste situazioni. In questi anni l'abbiamo conosciuta, almeno per quel poco che abbiamo potuto conoscerla, come una persona che pensa molto all'essenzialità, a cui non piacciono troppo
il ronzo, gli spettacoli e compagnia bella. Non so se inquadriamo bene, diciamo, quello che lei pensa. Anche la scelta, per esempio, sulle cresime di fare in modo che siano i catechisti a portare i ragazzi alla cresima o comunque che siano accompagnati in questo senso e non dal parente scelto. È una scelta che anche questa è in quell'ottica. Ecco, questa situazione, secondo lei, può aiutarci a scoprire veramente quello che è l'essenzialità? Perché magari tutto questo ci porta a pensare che fosse tante cose inutili. Soprattutto, me lo consenta, in alcuni momenti proprio di festa, sui sacramenti, forse possono essere ridotte un po', almeno da un punto di vista, badare un po' di più all'essenziale, all'importanza del sacramento. Nella vita mia è stata sempre una regola questo. Io sono figlio di contadini, quindi abituato alle cose essenziali, non ci si possono permettere cose inutili. E allora ce l'ho veramente dentro di me. Io faccio l'esempio dell'ingresso che ho fatto a Nardò e della festa che ho fatto di 25 anni di episcopato qui a Brindisi. A Nardò volevano fare, quando mi hanno nominato vescovo da Ugento a Nardò, l'ingresso solenne, macchina, polizia, ho abolito tutto. Io ho detto in cattedrale, sono da ordinare tre preti, io incomincerò l'ordinazione e all'inizio si leggerà la bolla, la lettera con cui il Papa mi presentava come vescovo della città, della diocesi. E così ho fatto. Quindi ho abolito tutte le celebrazioni, il ricevimento, gli incontri, tutto, tutto cancellato. E lo stesso a Brindisi, quando ho fatto 25 anni di episcopato, ho ordinato quattro sacerdoti. Bello, è stato un momento molto bello. Venivo dalla caduta da cavallo, quella processione a Brindisi del Santissimo, quindi avevo paura di non poterla fare. Però, grazie a Dio, un po' di sofferenza perché avevo le costole spezzate, anche una vertebra, e mi trovavo un po' dolorante, però grazie a Dio sono riuscito a fare. Ecco, il vescovo che è colui che serve i fratelli, i preti. Ecco, se questo è caratterizzante per il vescovo, i ricevimenti, i discorsi, il passeggiare in mezzo all'allaggiamento, non serve a niente. Allora, farne a meno. Ma anche l'aspetto della cresima, per portare i ragazzi a interiorizzare di più quel momento, a non stare lì con i padrini, certe volte li levano, ammirazioni di vestiti, invece no, da soli, perché se sono un pochettino più Ha grandi, ragione. arrivo alle superiori, ecco, possono, loro devono presentare la faccia loro dinanzi al vescovo. È un momento ufficiale in cui uno dice: ecco, io accetto, voglio essere cristiano. Allora non c'è bisogno di padrini. Cioè, mettiamo questo: il Vangelo, il vescovo, la comunità attorno e ogni singolo ragazzo che si presenta. Guarda, è bellissimo, secondo me, perché poi quando con alcuni gruppi, parecchi per la verità, io le incontro prima di fare la cresima e stiamo un'ora e mezzo, quello che hanno bisogno. Mi fanno domande, viene pure questo aspetto qui. Dice: com'è che dobbiamo cresimarci? Perché la cresima, no? E poi il padrino che non c'è più, e dico: questo è il motivo. Poi se ne vanno un po' più coscienti, più, come dire, liberi. No? Cioè, se io do spazio ai ragazzi per la loro originalità, loro ne godano. Cioè, questa è la Chiesa è lo stimolo perché sorgono vocazioni. Cioè, vocazione significa che tutto ciò che io posso fare per la comunità cristiana, per la comunità civile, il mio lavoro, deve essere scelto, deve essere un atto d'amore, un servizio fatto in cui posso estrinsecare il meglio di me stesso. E allora sì, può essere la Chiesa un focolaio di stimolo per l'originalità, per la bellezza, per la creatività di ogni persona. Signor Rexo,
sentire un ragazzo che dopo un incontro che avete avuto proprio in occasione della cresima, ci pensavo che non sarei riuscito neanche a porre una domanda all'arcivescovo, poi però ho capito che potevo usare, e potevo. Ecco, questo penso che sia la soddisfazione più bella per lei in generale, per chi ha questo compito di guidare un gruppo, una chiesa, insomma, la soddisfazione di sentire dall'altra parte che c'è il dialogo. C'è non il muro oppure il sentirsi più in alto degli altri. Questo è bello, chiaro, ognuno ha i suoi ruoli, le sue responsabilità, per carità, però avere la possibilità di dialogare, come stiamo facendo noi oggi, la ringraziamo per questo, perché è una chiacchierata che il popolo di Dio ascolterà, ed è un modo anche per conoscerla ancora un po' meglio, dopo 7 anni che è qui nella diocesi di Brindisi Ostuni. Lei ha fatto citazione di quel brutto episodio della caduta da cavallo che, grazie a Dio, ha superato. In occasione era del Corpus Domini, se non vado errato, giusto? Ecco, io le chiedo, in vista dell'estate, perché qui sappiamo bene, cominciano le varie processioni, cominciano le feste patronali, avete indicazioni in tal senso su che cosa Sì, è accadrà? stato una, diciamo così, una dichiarazione che abbiamo fatto tutti i vescovi della Puglia. Allora, fare delle feste solenni, bande, fuochi, in questa situazione di sofferenza, di disagio, non conviene proprio. E noi abbiamo fatto un invito fortissimo, che tutte le celebrazioni da fare durante questo anno siano limitate soltanto all'aspetto religioso, cioè alla messa, alla preghiera, ecco, che non si raccolgano soldi per cose esterne, per apparenza, ma tutto ciò che si può mettere deve essere usato per i poveri, per la carità. È stato un orientamento che ha trovato l'unanimità di tutti i vescovi della Puglia e l'abbiamo presentato ai giornali proprio in questi termini, cioè noi, la festa religiosa deve essere un motivo di riflessione personale, un motivo di incontro con lo spiritualità del santo, ma che non deve essere un'ostentazione di celebrazione, di processione. La processione nell'essenziale può essere anche fatta, lasciando stare le bande e tutte le altre spese. Certo, Quindi proprio questo significa, ecco, quello che ci siamo detti prima, insomma, è un'occasione quest'anno, sperando che la cosa veramente finisca qui, è un'occasione per ritrovare l'essenziale, magari cercando di trovare il modo per no, conciliare l'aspetto con un piccolo segno anche che richiami la festa, quella che poteva essere anche la festa popolare. ecco, la festa popolare in si può anche, senz'altro, perché c'è una sensibilità del popolo, va bene, però in queste condizioni, l'esperienza che abbiamo vissuto, sarebbe quasi un pugno in Vedere queste faccia. immagini, eccellenza, vedere queste immagini di Pietro, soltanto vederle ci fanno paura, soltanto immaginarle, insomma, no? Perché nella situazione attuale pensiamo che certe scene potrebbero fare soltanto tanti danni in questo momento. Dico, Ecco, che sì. effetto le fa vedere queste scene? Cioè, va bene, la gente, io ho partecipato pure io, quando sono caduto, ho fatto solo la messa e non sono potuto venire alla processione. Ma sì, certe volte io mi accorgo, è diventato più un aspetto di folklore, anziché un aspetto di interiorità, di esperienza. E quindi no, si guarda certe volte più all'addobbo dei cavalli, al movimento, no, le fotografie, ma non è che una persona poi si inchina, guarda, no? Ecco perché non benedicevo più. Dico, vabbè, non la benedizione, nessuno si fa la croce,
Allora, a che serve? Allora, giusto. guardate Sant'Oronzo e fatevi benedire da lui. Perché certe volte è talmente esteriorizzato, talmente, come devo dire, apparenza, per cui insomma, no, perso. Invece la funzione è un momento in cui io dico pure all'esterno la fede che porto dentro, e quindi c'ho una devozione, un rispetto, non lo so, un silenzio. Vedi, quando si passa col santo, o invece ancora col santissimo, e quelli stanno a commerciare, stanno a fare le cose, che serve? Non serve a nulla, insomma. È vero, siamo, non lo dico perché devo farlo, siamo assolutamente d'accordo che sia un momento per ritrovare veramente quello che è l'essenziale della nostra partecipazione, del nostro essere cristiani. Oh, stavo dicendo, per quanto riguarda Villa Specchia, che ospita tra l'altro Monsignor Todisco, che quest'anno ha festeggiato proprio i 50 anni di episcopato, ed è stato un bel momento per tutta la diocesi. Ecco, questa è una foto, per esempio, con alcuni confratelli che risale proprio all'anniversario quest'anno, ai 50 anni. Ecco, questo è un altro dono, un'altra grazia di Dio, avere la presenza dell'arcivescovo emerito, che nonostante il peso degli anni continua, sì, 96 continua a anni, stare diocesi. un baluardo, una persona che nel suo stile di riservatezza, di saggezza, no? Di quell'aristocrazia Sì. bella, cioè che non è pettegolo, non è profondo, è stato un dono di Dio, sì. Speriamo che, insomma, ho saputo in questi ultimi tempi che ha avuto difficoltà un po' con l'uso del. Però il Signore ce lo consente e prega certamente per noi. Sì, è stato un dono di Dio. 50 anni di episcopato, proprio, quindi è una cosa grossa. Il Certo, Papa, abbiamo già tra l'altro è. un biglietto di congratulazioni, di auguri, e gliel'ha mandato a lui. Noi volevamo fare per lui una celebrazione solennissima, la messa crismale, no? E Sì. Che purtroppo è saltata, che non abbiamo potuto fare nulla. E era in quindi siamo programma arrivati. oggi, giusto? Sì, oggi abbiamo fatto, a posto della messa crismale, un momento di preghiera rivolta a tutta la diocesi, rivolta a tutti i sacerdoti, a tutte le persone che volevano, però non l'abbiamo fatta, perché la messa crismale si fa con la presenza di tutti i preti e di tutte le persone che vogliono venire, no? Dalla parrocchia Certo. vengono alcuni rappresentanti. Ora fare una messa crismale in cattedrale dove non possono ospitare neppure tutti i preti, che serve? E allora abbiamo Sì. scelto questa forma. L'ho fatto sia il mercoledì santo, sia stamattina alle 10, poi abbiamo iniziato più tardi, 10 e un quarto, e la preghiera di terza, sono il canto di tre salmi, eccetera, e poi un pensiero forte, bello, una riflessione, una meditazione. L'ho fatto allora, il mercoledì santo, e l'ho fatto anche oggi. Sempre Villa Specchia, giusto perché stiamo parlando di Villa Specchia, quest'anno avete aggiunto anche una parrocchia che praticamente ha sede lì. Ostuni ha avuto un'altra parrocchia, altra cosa di cui si è parlato, chiesa più, chiesa meno, insomma, si è fatto anche come al solito, poi ogni volta si parla di questo, di quello, però è una parrocchia che sta funzionando, Don Maurizio sta facendo un egregio lavoro. Vuol dire che ce n'è esigenza in quella zona. Allora, io quando le parrocchie sono di più, le chiudo. Ostuni abbiamo chiuso la parrocchia di Sant'Antonio, abbiamo chiuso la parrocchia dei Cappuccini, no? Come si chiama qui, la Madonna del Padre degli Angeli, perché Madonna dei non Cappuccini. avevano. Però dai Santi Medici sulla via di Carovigno, e lì ci sta un paese intero. Ci stanno tante case, tante abitazioni, e
E con chi li raggiunge? Chi ha il compito di andare a visitare le case, vedere gli ammalati? Perché sarebbe impossibile per il parroco di Santi Medici. Allora questo mi ha portato a pensare una nuova parrocchia. Io sto chiedendo al comune il suolo per poter avere da Roma il finanziamento per costruire in autonomia una sede e dei locali dove le persone si possono incontrare, eccetera, si possono svolgere gli aspetti educativi, no? E lo spero tanto che il Comune si decida a darmi questa, per la parrocchia, non per me, per il Comune stesso. Però nel momento, transitoriamente, ci siamo appoggiati alla Chiesa delle Suore di Villa Specchia, che sono stati Che sono gentilissimi, generosi. felicissime. Sono felicissime, ovviamente, no? Molto contente e ci hanno ospitati. Hanno messo a disposizione anche alcune aule della scuola che avevano, che adesso non sono utilizzate per la catechesi, per gli Sì. altri incontri. Quindi, come avvio va benissimo, però che la parrocchia abbia uno suo spazio, una sua bella chiesa, no? Poi io avevo in mente addirittura di chiedere a Romerich, che è un gesuita che abbellisce le chiese con dei mosaici meravigliosi, lasciare a Ostuni, cioè lasciare in quella zona della città qualcosa che attira anche i visitatori, sarebbe stata una cosa Come ha detto che si preziosa. chiama Speriamo gesuita, che chiedo possiamo scusa, fare. eccellenza. Ma a me, Come ha detto che si chiama? Rubrica. Come ha detto? Ah, ok. Rubnik, Ah, Rubrico, Rubnik. ok. No, era saltato un attimo. Siamo in conclusione, eccellenza. Allora ha detto che per Don Antonio Monopoli celebrerà nei prossimi giorni ad Ostuni in cattedrale, precisamente il 2 giugno. Ecco, un'altra figura legatissima alla città di Ostuni, quella di Don Antonio. Sì, il 2. Per via anche del fatto che Don Antonio ha seguito tantissime generazioni, anche lui il Signore ce l'ha conservato per tanti anni, per cui un'altra figura importante e ci teneva al fatto che venisse celebrata una santa messa. Anche in questo caso purtroppo sarà fatta con poche persone, quelle che possono entrare, perché sennò altrimenti le assicuro che sarebbe stata davvero molto molto piena la cattedrale. Notizia campeggia sul vostro profilo Facebook, e chiudiamo con questo perché riguarda diocesi e sentiamo nostra. Il 6 maggio Matteo Farina, venerabile servo di Dio. Dobbiamo sentire tutti noi questa gioia per questa notizia, e con questa vogliamo chiudere questa nostra intervista di oggi. È davvero una bella bella notizia. Ecco, qua la vediamo con la mamma di Matteo, giusto? In questa foto. La voce, la postulatrice, con lei Ah, ok. l'avvocatessa che ha tenuto presso Roma il processo, e quindi è stato un dono grandissimo di Dio per noi, cioè non le cose brutte, ma ci stanno delle cose belle che aprono il cuore, che ci commuovono. Quindi, e poi questo ragazzo che in pochissimo tempo abbiamo fatto il processo, accolto a Roma, è esaminato. È uscita la sentenza, è una cosa favolosa. Quindi veramente abbiamo anche il miracolo, abbiamo fatto l'esame, il giudizio sul miracolo che sta all'esame a Roma. Se passa il miracolo diventa beato. E sono certo che il Signore, come ha fatto veloce fino adesso, finirà pure il meraviglioso. Ma che parla ai giovani? Basta chiamarlo, i giovani subito si mettono in attento, no? Aprono. Si vede proprio che è un brivido quando parliamo di Matteo ai ragazzi, ai giovani. È una risorsa, è una risorsa. È un'edizione del Vangelo che è stata vicina a noi e che parla a noi da questa figura bellissima. Così, speriamo che il Signore susciti tanti imitatori suoi. Quindi con questa bella notizia, eccellenza, noi diamo questo nostro
questa nostra chiacchierata di oggi. Siamo stati davvero felici di averla conosciuto meglio, gli ostunesi e chi ci ha ascoltato ha potuto sentire qualcosa in più del nostro arcivescovo, e questo ci rende sicuramente felici. Magari ci auguriamo di poterci parlare direttamente a brevissimo, e quindi intanto la ringraziamo tanto per aver accettato il nostro invito. Una buona domenica di Pentecoste. Le lasciamo giusto qualche secondo per salutare il popolo di Dio della nostra diocesi, che si appresta a questa solennità della Pentecoste, appunto. Ecco la bellezza, grazie a voi e buon lavoro. Poi la bellezza della Pentecoste è la vita, cioè lo spirito che vita nella creazione, nel tutte le cose nuove, il rinnovamento del cuore di ciascuno di noi è opera dello spirito. Ciò che porta nelle comunità la freschezza, la gioia, l'incontro, il sorriso, è questo lo Spirito Santo. Ciò che crea i santi è lo Spirito Santo. Quindi, veramente buona Pentecoste a tutte le comunità, a tutti i fedeli, perché possono essere rigenerati nella capacità di amarsi, di servirsi nel nome di Dio. Tanti, tanti auguri e santa Grazie. Pentecoste. Grazie Monsignor Domenico Caliandro, il nostro arcivescovo della diocesi Brindisi-Ostuni. Un grazie ovviamente a chi ci ha aiutati a realizzare questo collegamento, la regia di Flavio Ceglie. Grazie ancora, al prossimo appuntamento.